amici di Basterpigna, ci troviamo con la dottoressa Enza Luciano, autrice del libro 135 kg di bignè, pane e merendine. In questo libro, in questa storia, c'è tutta Enza Luciano. Sono emozionata, guardate, vi dovete scusare, perché una cosa è quando devi parlare di una storia, di un argomento che non ti riguarda, una cosa quando invece devi raccontare una storia dove, che hai vissuto. Tremo, e non è da me, però sono anche felice. Felice perché tutte queste persone rappresentano per me un abbraccio grandissimo e voglio ringraziare veramente tutti, anche voi che mi state seguendo dagli inizi, l'avvocato Siniscalchi che veramente dal primo momento ha avuto entusiasmo rispetto a questa cosa e vabbè, magari ci aggiorniamo dopo. Ok, ciao. Grazie. Sindaco Biancardi, una considerazione sul libro della dottoressa Luciano. Beh, allora, io non ho avuto la possibilità di leggere il libro, sebbene Enza mi ha onorato insomma al comune con due libri, due copie, però che è successo? Facebook è terribile. Quindi io avevo i due libri che avevo a casa e poi è venuta una mia cognata ma tu hai il libro di Enza Luciano, allora io lo prendo il libro, ok. Poi è venuta l'altra cognata, la moglie di Modestino, e si è preso anche l'altra copia, quindi il problema è che dei due libri io stamattina dobbiamo provvedere senza il libro di Enza, e quindi vuol dire che diciamo Facebook è uno strumento terribile. E noi l'abbiamo ovviamente tutti quanti condivisi su Facebook il libro che ha fatto Enza e quindi sta avendo un riscontro importante ed Enza deve anche prepararsi per una distribuzione anche locale, ma penso che l'abbia fatta perché poi i tempi sono stati veloci, rapidi per la presentazione e quindi avremo modo sicuramente di averne altre copie, anche attraverso la fondazione cureremo la eventuale distribuzione anche sul territorio, attraverso le scuole e insomma pensiamo di fare un qualcosa che sia importante soprattutto per i ragazzi che oggi ovviamente possono avere questo, diciamo, affrontare questo problema che esiste e quindi chiaramente possono essere confortati dall'esperienza di Enza che ha scritto in questo libro. A livello comunale c'è uno sportello amico per questi ragazzi che non sanno a chi rivolgersi? No, a livello comunale no, come sportello a livello comunale, abbiamo il piano di zona che il piano di zona riesce a recepire queste istanze, però bisogna vedere anche la Regione Campania che possa mettere a disposizione un ufficio particolare che possa dare delle spiegazioni sul piano proprio medico, ecco, di come affrontare, piuttosto sul piano psicologico, di come affrontare questo problema. Oggi, diciamo la verità, il problema si pone diciamo di meno, perché comunque i giovani riescono sempre, diciamo, arrivati ad una certa età di adolescenza, riescono anche loro a controllarsi e quindi diciamo gran parte, però ci sono quelli che purtroppo per una questione di depressione, di disoccupazione, tanti problemi che ci sono oggi, tendono a lasciarsi andare e la speranza è quella che possiamo anche con questo libro aiutare e che è possibile farlo. Enza ci è riuscito, quante persone come Enza, però la sua risposta è stato metterlo in un testo, in un libro con molta attenzione e quindi a noi fa piacere. Grazie. Voi. Dottoressa Langella, questa mattina la presentazione del libro della dottoressa Luciano, 135 kg di bignè, pane e merendine. È stata una sua paziente, com'è stato il corso dell'evoluzione di Enza? Allora, ho conosciuto Enza molti anni fa, perché la terapia è cominciata che Enza aveva 25 anni. È durata a lungo perché i primi 3 anni sono stati rivolti al superamento totale della bulimia, stabilizzare il peso che era migliorato considerevolmente, ma era ancora un peso non accettabile ai fini della salute e neanche ai fini della prestanza fisica ed estetica, per affrontare poi il trattamento di chirurgia bariatrica e in un terzo step il trattamento della chirurgia estetica. Quindi è stato un percorso complesso sotto il profilo del trattamento psicoterapeutico
a cui la paziente ha risposto brillantemente, soprattutto con l'utilizzo della mia valutazione scientifica dei contenuti e anche della metodologia innovativa che ho utilizzato. La paziente ha risposto molto bene, è stata sempre molto determinata, perché in questi disturbi protagonista è la paura e non il cibo. Questa è una peculiarità che io porto avanti da anni. Nel manuale di psichiatria internazionale la bulimia viene riportata come alimentazione compulsiva, la sintomatologia è descritta col vomito o senza vomito, ma fondamentalmente non vengono date le cause, il perché una persona intelligente, valida, efficiente, colta possa nutrirsi in maniera inconsulta seguendo abbuffate senza fine. Enza ha colto il senso del percorso, riconoscendo nella paura il protagonista di tutto il suo comportamento alimentare, e noi in questa paura abbiamo guardato, tenendo conto non solo degli aspetti psicologici, ma anche di tutti gli automatismi su base organica che sono collegati al funzionamento del sistema nervoso simpatico, perché la paura è una funzione organica che la natura ci ha garantito per affrontare il pericolo. In questi disturbi il pericolo che viene affrontato è un pericolo indotto, questa è un'altra grande innovazione che nelle mie teorie scientifiche io ho scoperto attraverso i miei studi. Il pericolo indotto e la realtà viene percepita modificata, il corpo viene percepito con caratteristiche che non possiede ma che vengono vissute come realtà. Questo è l'asse portante del disturbo. E nel percorso terapeutico c'è una riacquisizione del corpo nella sua realtà obiettiva, su base organica e su base psichica. Questo permette il superamento della paura, perché nella paura il vero coraggio è la capacità di guardare nella paura, non è una mia scoperta ma l'ha detto un grande premio Nobel. Ed è proprio così, il percorso che viene fatto è la capacità di guardare in questa paura come si è costruita, perché il paziente non si inventa niente, la paura viene acquisita dalla realtà esterna, dai mass media che hanno attualmente un ruolo determinante nella strutturazione di questi disturbi, soprattutto i giovani che ne fanno un utilizzo grandissimo, soprattutto veramente da overdose o da binge eating, perché sono sempre immersi negli strumenti di comunicazione e i contenuti derivano da ciò che acquisiscono attraverso tutte queste svariate forme. La famiglia come può aiutare questi pazienti? Cosa deve e non deve soprattutto fare? Allora, la famiglia deve avere un atteggiamento di grande comprensione e soprattutto astenersi dal giudicare, perché le famiglie di solito vedono nel comportamento che razionalmente non è accettabile, perché l'alimentazione compulsiva o il digiuno nell'anoressia, che è il disturbo opposto, viene visto come un comportamento del tutto irrazionale, privo di senso. In definitiva non è assolutamente vero. Il senso di questi comportamenti è rimosso alla coscienza del paziente, per cui il paziente non è in grado di esprimerlo razionalmente, e la rimozione a livelli molto molto elevati di tipo parossistico. Pertanto le famiglie, che peggio ancora rispetto al paziente, non hanno nessuna cognizione di causa, tendono a giudicare, a colpevolizzare, a svalutare, a emarginare e a sentirsi mortificati dalla patologia, dal disturbo, dall'obesità o dalla magrezza patologica del figlio. Assolutamente di non giudicare e di non assumere atteggiamenti coercitivi, perché gli unici casi di suicidio più eclatanti in queste situazioni sono proprio gli adolescenti che, se sottoposti a trattamenti coercitivi di mangiare o digiunare a seconda delle situazioni di anoressia e bulimia da parte delle famiglie, possono subire solo un danno più grave, ma da questi comportamenti non c'è nessun risultato positivo. Quindi comprensione, sostegno da parte delle famiglie e soprattutto aiutarli ad affrontare il problema attraverso professionisti esperti specificamente nella cura di queste patologie. Ansia, depressione, bulimia, anoressia sono delle patologie all'ordine del giorno. Un consiglio spassionato su come vivere con leggerezza. Allora, l'ansia e la depressione sono delle risposte reattive
a contenuti che destabilizzano l'equilibrio. Sicuramente nella realtà le occasioni sono tante che determinano poi reazioni negative come l'ansia, la depressione, che nell'anoressia e nella bulimia sono stati emotivi patologici costanti. Ora, come affrontarle? Io dico o in maniera autonoma o garantendosi anche delle consulenze saltuarie per guardare dentro a questi disturbi o a questi stati d'animo che possono essere più radicati o temporanei, affrontarli, avere il coraggio, anche se non si può, e invece si può sempre perché ci sono le strutture pubbliche, oltre che i professionisti privati, i centri specifici, avere sempre la possibilità, l'apertura di dire voglio parlarne con qualcuno, evitare l'isolamento, anche il parlarne con un amico o un'amica dello stato depressivo, dell'ansia, dell'angoscia, fa bene, quindi non chiudersi mai nella solitudine, nell'emarginazione, ma parlarne. E soprattutto l'accettazione dello stato in cui si vive. Accettazione significa associato a un buon livello di intelligenza e di intuito, significa affrontare, non deve mai significare assuefarsi, rimanere stagnanti, perché questo comporterebbe cronicizzazione, ma soprattutto un grave danno alla qualità della vita della persona. Grazie. Grazie a lei. Dottoressa Ambrosino, una sua considerazione su quello che è l'evento di questa mattina e sul libro della dottoressa Luciano. Allora, io ho letto anche il libro della dottoressa Luciano e mi auguro che di questi eventi ce ne siano tantissimi, soprattutto perché il problema alimentare è un problema importantissimo e riguarda anche e soprattutto l'istituto comprensivo, per cui è vero che l'anoressia e la bulimia sono fenomeni che si verificano più all'età di 15 anni, ma iniziano già dalla scuola dell'infanzia e per questo noi dobbiamo fare opera di prevenzione, perché sappiamo benissimo che la prevenzione è meglio che poi dover curare a volte senza successo questi problemi, per cui io mi auguro che insieme noi riusciamo sempre con l'unità, con la sanità pubblica, con l'informazione e la formazione di incidere soprattutto sui genitori, perché sono loro quelli che ci potranno dare una mano a risolvere questi problemi. Grazie. Prego. Preside Amato questa mattina la presentazione del libro della dottoressa Luciano. Una sua considerazione, soprattutto se nel suo liceo c'è uno sportello amico per aprire le porte a quelli che sono i problemi psicologici dei ragazzi. Allora, siamo qua con grande piacere, perché l'invito che ci viene annualmente rivolto dall'avvocato Larizza in qualità di presidente ci onora e ci fa molto piacere. Stamattina c'è una bellissima iniziativa, c'è la presentazione di questo libro di un avvocato avellana, che è una grande testimonianza, che ci fa tanto riflettere su una problematica che forse noi sottovalutiamo, ma il problema della bulimia e dell'anoressia è un problema molto serio, una malattia molto complessa e con la quale dobbiamo fare i conti, e noi come scuola cerchiamo di fare la nostra parte, quello, noi siamo delle sentinelle, cerchiamo di individuare, vedere una malattia subdola che si nasconde tra la psiche e la parte biologica, ma comunque noi facciamo la nostra parte. Nella scuola abbiamo uno sportello messo a disposizione dell'ASL con una psicologa, una nutrizionista che un giorno a settimana ascolta i ragazzi, i professori e anche il personale della scuola. Lei ha contatto con i ragazzi, un consiglio su come affrontare la vita e le difficoltà della vita? Sicuramente non è facile dare un consiglio, perché oggi viviamo in una società complessa dove non si riesce a capire quali sono i valori, i vecchi valori ormai sono decaduti, i ragazzi sono adesso tutti presi dall'informatica, dalle nuove comunicazioni. Io l'unica cosa che dico sempre ai ragazzi, fatevi guidare dalla vostra intelligenza e dalla vostra saggezza. Grazie.
Dottor Larizza, stamattina al Teatro Biancardi, un evento più unico che raro per Avella, la presentazione del libro della dottoressa Luciano, su quella che è la sua vita, su quello che è stato il suo trascorso e sulla sua voglia di migliorarsi e curarsi soprattutto. Sì, in effetti è un'iniziativa promossa dalla Fondazione che io reputo molto importante. Il rapporto con il cibo oggi è sempre meno influenzato dalla natura e sempre più invece condizionato dalla cultura e dai mass media. E spesso il messaggio che emerge è un messaggio contraddittorio. Noi da una parte abbiamo la perfezione, la ricerca della perfezione del corpo e dall'altra invece abbiamo un'offerta massiccia di cibo. Ecco, questa è una tematica che la Fondazione ritiene di grande rilevanza sociale ed è opportuno e appropriato approfondirla in concomitanza di un evento importante che è l'opera prima dell'avvocato Luciano, che è un'opera autobiografica ma che con grandi sacrifici ha cercato di realizzare con un coraggio che non è da tutti. E quindi noi abbiamo apprezzato come fondazione, assolvendo anche i nostri doveri istituzionali, perché anche il sociale rappresenta per noi una grande necessità. Bisogna migliorare anche in questo aspetto nel nostro paese, oltre alla cultura e alla promozione del territorio. Quindi siamo davvero lieti di proporre questa iniziativa e soprattutto farlo con i giovani, perché vedo un teatro colmo, pieno di ragazzi, e soprattutto la fase adolescenziale, una fase critica, pericolosa. Grazie. Grazie a voi. Dottora Laia, questa mattina si parla di salute, un tema abbastanza precario al giorno d'oggi. E infatti uno dei problemi che oggi stamattina tratteremo è un problema molto sensibile. Purtroppo questa patologia colpisce tantissimi giovani, in Campania ce ne sono tantissimi e proprio per questo motivo già qualche giorno fa ho presentato una legge per quanto riguarda i disturbi alimentari. Questa legge è finalizzata a dare una continuità all'assistenza su tutto il territorio campano, coinvolgendo varie figure professionali, tra questi psicologi, psicoterapeuti, nutrizionisti, tutti coloro che, psichiatri, tutti coloro che possono aiutare alla cura di questa grave patologia. Secondo lei la salute è ancora un diritto? Certo, a parte che è sancita dalla Costituzione, ma tutti quanti noi abbiamo il dovere di dare risposta a coloro che soffrono di patologie varie. Noi ce la stiamo mettendo da tutta, anche questa iniziativa, questa nuova legge, penso che sia diciamo finalizzata a risolvere questi problemi. Grazie. Dottore, una considerazione su quello che è l'evento di questa mattina? Ma sicuramente c'è grande curiosità ed è un evento innanzitutto culturale. È l'evento dedicato a un libro che è una testimonianza importante di un'amica innanzitutto, di una professionista, ma soprattutto di una persona che ha avuto il coraggio di raccontare se stesse. Per cui c'è molta curiosità. Io che ho avuto la fortuna di poter leggere il libro in anticipo vi assicuro che è una vera novità e una chicca importante e credo che apra uno scenario anche per chi studia questi casi. Credo che Enza abbia focalizzato bene raccontando se stessa, la sua vita, sia come persona, come professionista, ma soprattutto abbia avuto il coraggio di raccontare alcuni aspetti della sua intimità. Grazie. Prego. Professore, lei è stata un'altra colonna portante della dottoressa Luciano, ha introdotto quello che volgarmente è definito il palloncino, vuole spiegarci qual è la tecnica? La tecnica è una tecnica assolutamente semplice, anche perché si può fare senza nessuna anestesia generale e si tratta diciamo di introdurre endoscopicamente un pallone che poi viene gonfiato all'interno dello stomaco, che dà un precoce senso di sazietà ed un senso di ripidezza in modo tale che è di grande aiuto per poter fare una dieta ipocalorica. Però ci tengo a sottolineare due cose, che il pallone è una misura estremamente temporanea, nel senso che ha effetto fin quando resta nello stomaco. Una volta che è stato tolto, infatti,
se il paziente viene lasciato a se stesso recupera tutto quanto il peso che ha perso. Nel caso specifico della dottoressa Luciano questo non si è verificato perché lei poi ha avuto un grosso supporto psicoterapeutico successivo, e questa è una delle chiavi di volta, perché si deve fare qualcosa dopo che il pallone ha fatto il primo passo, che può essere nei pazienti relativamente poco obesi, diciamo quelli di poi condurli o ad una psicoterapia o una dietoterapia conseguenziale. Nei pazienti invece super obesi deve essere, può essere un ponte verso la chirurgia, nel senso che riducendo un 10-15% il peso iniziale azzera praticamente i rischi anestesiologici e chirurgici. Grazie. Per Basserpigna è tutto, dal Teatro Biancardi, Alessia Conte.